Parliamo oggi di implantologia protesica peniena e nello specifico della nostra scuola di implantologia. Abbiamo iniziato circa 2 anni e mezzo fa un percorso di formazione che prevede all'interno della nostra pratica clinica, quindi di impianti di protesi, siamo un centro di riferimento nazionale ad alto volume, effettuiamo circa 100 impianti ogni anno, abbiamo voluto dedicare uno spazio a tutti quei colleghi che hanno già una minima esperienza oppure che si stanno approcciando a questa nuova branca funzionale dell'urologia, che vogliono vedere come riusciamo ad impiantare un device protesico con le varie tecniche e soprattutto a valutare la possibilità di partire nei loro centri di riferimento. Abbiamo avuto ormai più di 80 medici che sono venuti da ogni parte d'Italia, ma anche dall'estero, per vedere la nostra tecnica mini invasiva. Effettuiamo un intervento codificato ormai da 13 anni con la tecnica del professor Perito e riusciamo ad impiantare un device protesico in circa 15 minuti. Abbiamo trattato pazienti con deficit erettile su base vascolare, pazienti con retrazione importante del pene, pazienti con indurazio penis plastica, quindi con delle deformazioni del pene severe che non permettevano una normale penetrazione. Nel nostro centro abbiamo la possibilità di effettuare anche impianti con la tecnica penoscrotale. Una scuola deve avere tutto quello che serve nel proprio bagaglio tecnico per poter promuovere e divulgare quelle che sono le nostre conoscenze. Quindi approccio penoscrotale è un qualcosa che nella nostra pratica clinica non effettuiamo più, ma all'interno dei nostri corsi mostriamo ai discenti, perché è molto importante conoscere questo tipo di approccio, perché il primo step è come l'ABC della implantologia protesica peniena. Non si può pensare di passare a livello superiore all'impianto infrapubico senza avere una buona manualità nel trattare l'impianto protesico con l'approccio penoscrotale. È ovvio che lo consideriamo un pochino obsoleto, perché è un qualcosa che ormai viene effettuata da tantissimo tempo, è ben consolidato, tant'è vero che la maggior parte dei centri nazionali e internazionali effettua questo tipo di impianto, questo tipo di approccio chirurgico, però secondo noi è un qualcosa che appartiene un po' alla storia dell'implantologia protesica peniena. Il secondo step è l'impianto infrapubico con la tecnica del professor Perito. Quello che facciamo è codificare i passaggi, spiegarli ai nostri discenti e cercare di instaurare poi un rapporto di collaborazione. Molte volte andiamo nei loro centri di riferimento per avviare questi centri e questa cosa ci sta dando grandi soddisfazioni. In più riusciamo a trattare anche malattia fibrotica del pene con la tecnica di scratch, anche in questo siamo un riferimento internazionale, e nei pazienti che hanno ricevuto una pregressa chirurgia pelvica abbiamo la possibilità di effettuare e di spiegare esattamente a tutti quelli che afferiscono ai nostri corsi quello che è il posizionamento ectopico del serbatoio. È un posizionamento in una zona diversa da quella tradizionale, non all'interno dello spazio virtuale di Retzius, quindi vicino alla vescica, ma è una regione che andiamo a creare, uno spazio che andiamo a creare esattamente tra la fascia transversalis e i muscoli.